Buon pomeriggio, oggi è il 14 di giugno, sì, confermo 14 di giugno, ore 17, ci vediamo in un orario un po' più, diciamo, tardo nel pomeriggio rispetto all'orario solito delle 14.30, che però confermo per domani, quindi domani appuntamento alle 14.30, e il ritardo è dovuto al fatto che quest'oggi c'è stata aula a Montecitorio, quindi ho dovuto, come dire, risistemare la diretta Facebook sulla base dei lavori di Montecitorio. Naturalmente il primo argomento che vorrei affrontare è un argomento che abbiamo affrontato ieri pomeriggio proprio all'ultimo istante e tra l'altro in modo estremamente superficiale, perché le notizie erano proprio di quegli istanti, di quei momenti, ancora non se ne sapeva abbastanza, ma qui a Roma naturalmente, come potete immaginare, non si parla d'altro, non si parlava d'altro in aula a Montecitorio questa mattina, e parliamo dello scandalo relativo allo stadio della Roma. Uno scandalo molto grave che ha toccato anche un esponente del PD, un esponente di Forza Italia, ma che in realtà ha messo fortemente sotto accusa il sistema Raggi, quindi la giunta comunale di Roma, una giunta comunale che naturalmente era stata eletta sulla scorta dell'urlo "onestà, onestà" che aveva caratterizzato e ha caratterizzato a lungo il Movimento 5 Stelle, al punto da caratterizzarlo quasi come l'unico elemento distintivo di questo partito, un partito che sulla base dell'onestà ha, come dire, messo in secondo piano anche altre idee che secondo me sono importanti nella politica, come le competenze, come le idee, non dirò le ideologie che forse è un termine passato di moda, ma in sostanza quando qualcuno che ha fatto dell'onestà il proprio marchio di fabbrica viene meno proprio a quell'onestà, è chiaro che questo provoca dei sommottamenti e delle scosse molto più gravi. Dico questo perché l'indagine che riguarda questo imprenditore edile, questo Parnasi, ha toccato due figure particolarmente in vista del Movimento 5 Stelle. Uno è Paolo Ferrara, che è il capogruppo addirittura in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle, quindi diciamo così la punta di diamante del gruppo pentastellato a Palazzo Senatorio qui a Roma, che si è subito stato sospeso, insomma ha lasciato il partito quantomeno. Ma la figura che sembra ancora, diciamo, più interessante è questo di questo avvocato Luca Lanzalone, un personaggio molto importante. Oggi Repubblica sottolineava la sua presenza poche ore prima che fossero spiccati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In Repubblica racconta di una cena alla quale Lanzalone sarebbe andato addirittura con Davide Casaleggio per discutere delle prossime nomine in RAI, in Cassa Depositi e Prestiti. Un avvocato che veniva definito il Mr. Wolf del Movimento 5 Stelle, non so se ricordate Pulp Fiction, Mr. Wolf è quello che risolve i problemi. Un personaggio talmente importante da avere scritto lui lo statuto, il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, è quello che ha avuto l'idea di questa seconda associazione che ha svuotato il Movimento 5 Stelle dall'interno. È un avvocato che ha introdotto Di Maio, diciamo, in tutti gli ambienti dell'imprenditoria italiana, lo ha portato ai grandi convegni dove si riuniscono gli imprenditori, è stato molto presente a Livorno presso la giunta Nogarin, che aveva avuto dei problemi. Voi sapete che poi l'assessore al bilancio del comune di Livorno si è trasferito a Roma a fare lo stesso mestiere nella giunta Raggi, quindi un personaggio veramente molto importante, un personaggio chiave che è stato toccato al punto che ha dovuto dimettersi da Acea, che è questa la partecipata del comune di Roma, una delle partecipate più importanti, peraltro una partecipata non di quelle che perdono, ma una di quelle che hanno i conti in ordine. E quindi in sostanza addirittura oggi Di Maio ha detto in una radio privata che a Lanzalone era stata data questa presidenza per premiarlo del suo lavoro sullo stadio di Roma. Un po' diciamo anche questa frase sul premio ha creato qualche inquietudine, insomma, parlava di premiare il merito, ma è sembrato che volesse dire lo abbiamo premiato per quello che ha fatto. E quindi una cosa molto imbarazzante tra l'altro anche per la Lega Nord, perché pare che questo Parnasi abbia fatto anche una donazione di 250.000 euro ad un'associazione vicina alla Lega Nord, quindi un gran pandemonio in sostanza. Io devo sempre dire che, come sapete, come non mi stanco mai di ripetere, garantismo sempre. Io penso che uno degli elementi, delle caratteristiche di uno Stato di diritto, di uno Stato civile,
e che tutti hanno diritto a difendersi e naturalmente non bisogna finire in pasto all'opinione pubblica in modo orribile e poi magari essere scagionati con un piccolo righino sui giornali, no? I titoli delle accuse sono sempre enormi, i titoli quando si viene assolti o scagionati sono sempre minuscoli. Però certo in questo caso ci sono delle importanti intercettazioni che sono state pubblicate, insomma, che sono sulle basi delle quali i magistrati hanno preso queste decisioni e sono delle intercettazioni francamente molto imbarazzanti, ripeto, per un partito come il Movimento 5 Stelle che dell'onestà ha fatto sostanzialmente la sua unica caratteristica rilevante. E viene quasi da dire se il Movimento 5 Stelle gli toglie l'onestà non rimane sostanzialmente più niente. Quindi questo è successo, come vi dicevo, non si parlava d'altro in aula. In realtà questa mattina noi ci siamo visti per votare la conversione in legge di un decreto che riguardava il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga per situazioni di crisi aziendali complesse. Era un provvedimento del governo Gentiloni che riguardava appunto il rifinanziamento di ammortizzatori sociali per lavoratori che si trovassero in una situazione grave a causa della complessità della crisi della loro azienda. E devo dire il fatto che Di Maio, che è ministro dello sviluppo economico e del lavoro, il fatto che lui non fosse in aula questa mattina ha creato molti malumori, molti hanno detto non è venuto perché era in imbarazzo per la vicenda di Roma. Comunque in realtà l'imbarazzo non è stato tanto quello quanto il fatto che alcuni parlamentari sardi di Forza Italia, ma poi seguiti anche da parlamentari sardi del Partito Democratico, hanno chiesto in questo rifinanziamento che fossero trovati anche 5 milioni per Ottana, che è appunto un'altra situazione di crisi aziendale, di una grande crisi industriale che c'è in Sardegna. E si è chiesto appunto che oltre alle aree già ricomprese dal decreto fosse aggiunta anche Ottana. Ma in realtà il Movimento 5 Stelle ha detto di no. Era in aula Davide Crippa, che è il neo nominato sottosegretario allo sviluppo economico, che ha detto appunto no, ne parleremo più avanti, non è un intervento tampone che va bene, queste sono questioni che dobbiamo affrontare in modo più organico, però di fatto i parlamentari sardi di Forza Italia e del Partito Democratico hanno detto ragazzi, qui ci sono dei lavoratori la cui cassa integrazione sta finendo e se non la rifinanziamo finiranno in mezzo a una strada, quindi bisogna dare una risposta. E la risposta è stata no. Questo ha causato molti malumori tra i deputati, in particolare della Sardegna, perché voi sapete che in Sardegna il Movimento 5 Stelle è andato particolarmente bene e ha fatto la campagna elettorale proprio in un'ottica di aiuto economico. Sapete che ha parlato del reddito di cittadinanza, quindi è andato in Sardegna, così come nelle altre zone del Mezzogiorno, insistendo molto per il sostegno a quelle aree e in questo caso quando servivano 5 milioni di euro per Ottana questi 5 milioni non sono usciti. Naturalmente i parlamentari sardi non di Forza Italia e di PD, quindi parlamentari sardi di 5 Stelle, di Fratelli d'Italia hanno detto sì, ma voi dove eravate prima? Insomma, l'hanno buttata un po' in caciara, come al solito, come si fa di solito, no? La colpa è del PD, la colpa è di chi c'era prima. Ma in realtà oggi c'era da prendere una decisione molto semplice, trovare 5 milioni e rifinanziare quella cassa integrazione in deroga, cosa che non si è voluto fare e penso che sia giusto che i sardi lo sappiano. Domani io sono sicuro che i giornali della Sardegna ne parleranno ed è bene che lo sappiate. Poi devo dire, a onore del vero, che Di Maio si è presentato in aula più tardi per un'informativa urgente del governo sul fenomeno degli incidenti sul lavoro. È un fenomeno molto grave, molto serio. Devo dire, il presidente Fico ci ha chiesto di osservare un minuto di silenzio per le vittime degli incidenti sul lavoro. Anche lì ha detto delle cose, secondo me, non condivisibili, come per esempio che bisogna premiare gli imprenditori che rispettano la normativa sul lavoro, come se rispettare la legge fosse l'eccezione e non rispettarla fosse la regola in qualche modo, ma forse si è espresso male, diciamo così. E quindi abbiamo potuto vederlo in aula nella sua nuova veste di ministro dello sviluppo economico e del lavoro, però in mattinata, quando si discuteva appunto di queste ristrutturazioni, in realtà non l'abbiamo visto. Prima di chiudere, voglio ancora dirvi di due episodi, beh, se volete diversi tra di loro, ma che a me hanno fatto molta impressione, perché
Io devo dire, in questo periodo nel paese si respira un'aria un po' pesante, cioè tutto sommato, diciamo così, quest'ondata di destra e anche di estrema destra che questo governo interpreta sembra prevalere nel paese, come se chi ha valori progressisti, di inclusione, di umanità, insomma, i vecchi valori della sinistra fossero un po' timorosi, no? Fossero un po' in ritirata, quasi come se chi la pensa come me avesse un po' vergogna di parlare, no? Davanti a questo razzismo che prende piede, davanti a tutte queste cose che un tempo magari non si dicevano perché non si portavano in società, invece adesso sono state sdoganate da questo nuovo governo, che poi, tra parentesi, è la ragione per la quale io faccio queste dirette, perché ho voglia di dire le cose nelle quali credo e perché voglio che voi sentiate che queste cose vale ancora la pena di dirle, di predicarle, di crederci nei nostri valori della sinistra, la solidarietà, il rispetto, l'inclusione, il ruolo delle donne nella società, il ruolo del lavoro. Non abbiate paura perché adesso va di moda essere di 5 Stelle o della Lega. Noi ci siamo sempre, siamo tanti e dobbiamo farci sentire, compreso in queste dirette. Comunque ci sono due episodi che mi hanno molto colpito. Uno lo ha denunciato tra l'altro il comitato di redazione della Stampa. Uno è che 3 giornalisti ieri sono stati trattenuti per 3 ore a Bolzano dalla Guardia di Finanza senza avvocati, e sono 3 giornalisti che stanno indagando sui fondi emigrati all'estero, per così dire, della Lega Nord. Si chiamano Ferruccio Sanza del Fatto, Marco Preve di Repubblica e Matteo Indice della Stampa. 3 giornalisti che indagano sulla Lega vengono trattenuti in caserma per 3 ore senza avvocati. Il comitato di redazione della Stampa giustamente protesta, protesto anch'io. Io penso che noi dovremmo fare un'interrogazione e sollevare il caso davanti insomma, in Parlamento, perché per capire che cosa è successo, quindi che cosa veniva addebitato a questi 3 giornalisti, e poi perché ci sia spiegato perché un provvedimento così serio, come appunto fermare 3 giornalisti che stanno facendo un'indagine in un paese dove la libera stampa è parte stessa del patrimonio democratico, ecco, che ci venga detto che cosa è successo. Bene, però volevo segnalarvelo perché è segno di un'area che non mi piace per niente. Così come, e questo sembra una nota di colore, ma in realtà non lo è, ho scoperto che alcuni miei colleghi parlamentari, dovete sapere che in Parlamento si creano degli intergruppi parlamentari, quindi sono gruppi di parlamentari, gruppi di deputati e di senatori che si riuniscono trasversalmente al loro credo politico per discutere di alcune questioni. Per esempio ci sono alcuni intergruppi di amicizia con alcuni paesi, non so, quello dell'amicizia italo-giapponese, con la Cina o con altri paesi. Ci sono intergruppi che si occupano di calcio, cioè l'intergruppo dei tifosi della Juve, quelli dei tifosi del Napoli o di altre squadre, e quindi ci sono parlamentari, deputati e senatori che si riuniscono sulla base di interessi comuni, indipendentemente dall'appartenenza di partito. E sentite un po' che cosa scopro, che ci sono alcuni miei colleghi, leggo per non sbagliarmi, che stanno fondando un intergruppo che si chiama Intergruppo Parlamentare per la Tutela dei Legali Possessori di Armi. Ripeto, Intergruppo Parlamentare per la Tutela dei Legali Possessori di Armi. E immediatamente mi è venuto, come dire, in testa la battaglia che si sta facendo negli Stati Uniti contro l'uso delle armi, contro la proliferazione delle armi e contro tutti gli omicidi, le stragi che si consumano negli Stati Uniti. E credo che questo governo vorrà lavorare sulle armi. Questo è forse un po' come il canarino che fugge dalla miniera, no? Per dire che c'è una fuga di gas. Sono i provvedimenti che costano poco, anzi che non costano niente. Questo governo sta insistendo, dato che non ha i soldi per fare le cose che ha promesso, sta facendo azioni demagogiche su cose che non costano. Vedete, per esempio, respingere una nave con 629 migranti, e vedrete che la prossima cosa sarà quella di allargare l'uso delle armi ai privati, cosa della quale secondo me non abbiamo bisogno. Non ne abbiamo bisogno soprattutto dal ministro degli interni. Il ministro degli interni dovrebbe essere quel politico che dice: cittadini, non vi preoccupate, c'è la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine che vi proteggono. Che messaggio è se le armi vengono per autodifesa, vengono propugnate dal ministro degli interni? Io questo non lo capisco, così come non capisco quando Salvini, ministro degli interni, dice che Parnasi, sempre quello dello stadio di Roma, gli sembrava una brava persona. Ma sta indagando la magistratura, cavolo, ministro degli interni, stai zitto, no? Un po' di continenza verbale non farebbe male. Però ecco, mettere insieme 3 giornalisti fermati e dei parlamentari che si organizzano per la tutela dei
legali possessori di armi, mi ha fatto capire davvero che non tira una brutta aria solo negli Stati Uniti, in Austria, in Polonia, in Ungheria, tira, amici miei, una brutta aria anche in Italia. E noi tutti insieme dobbiamo opporci, noi in Parlamento, facendo il nostro mestiere di opposizione, ma anche voi nella società, sui social media, andando in piazza. Recuperiamo l'impegno politico perché ce n'è veramente bisogno, vedrete, ce ne accorgeremo sempre di più. Io mi fermo qui, vi aspetto domani, venerdì, alle ore 14.30, in diretta Facebook, stavolta da Milano. Mi raccomando, condividete il video, lì sotto, la freccetta in basso sotto la mia faccia. Ciao, a domani.